Signore e signori, è una lotta all'ultimo respiro. State assistendo ad una gara veramente entusiasmante. I piloti stanno passando in questo momento davanti alla tribuna centrale ed è in testa, quando mancano pochi giri alla conclusione, Gloria Baker al volante della numero 27. Sai una cosa, Bruce? Considerando che è la sua prima Indy 500, Gloria se la cava bene. Sì, hai ragione. Non vorrei essere nei panni dei suoi avversari. Comincio ad averne abbastanza di nuovi circuiti. Se vuoi il mio parere, questo circuito sarà anche da 3 stelle. Ma io vorrei tanto che Gloria mi avesse dato un casco per coprirmi le orecchie. Questo rumore è insopportabile. Ecco fa, scommetto che puoi fare 150 km all'ora adesso. 150 km all'ora? E poi come mi fermo? È semplicissimo. Basta premere il pulsante rosso e si aprirà questo paracadute facendoti rallentare. È geniale, non trovi, Tibo? Geniale, un cavolo! Accidenti, tu hai sempre delle idee da manicomio! Perché non la pianti di stuzzicarmi? Ed ecco Gloria Baker al volante della numero 27. Personalmente stamattina. Oh, non capisco, ma che sta succedendo qui? Ehi, accidenti. Come mai non c'è più corrente? Perché il generatore di riserva non funziona? T-Bob, che cos'hai? T-Bob, non stai bene? Ma che cosa ti succede? Signore e signori, non sappiamo esattamente che cosa sia accaduto, ma restate ai vostri posti. La gara verrà ripresa il più presto possibile. Grazie. Non capisco, improvvisamente si è fermato tutto quanto. Sì, anche qui. Pensi che T-Bob sappia che cosa lo ha colpito? Forse, comunque adesso non può dircelo. Aiuto! Al ladro! Hanno rapinato la cassa! Aiuto! Tu resta qui. Andiamo, Bruce. Oh, oh! Movente feline e dita di velluto, è possibile che tu non ne faccia mai una giusta? Hai ragione, ma a volte è come se avessi le mani bucate per i soldi. Ah, da non credersi, un trapano termico. È un vero disastro. Controlla la Rhino. Anche lei è conciata per le feste. Meno male che ho portato dei circuiti miniaturizzati di scorta per T-Bob. Spero proprio che funzionino. Ai, 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 che male ai circuiti! L'ultima volta che mi si è esaurita la carica, tu dicesti che non sarebbe mai più accaduto! Questa volta non è colpa mia, T-Bob. Il guasto dipende da qualcos'altro. Quel qualcosa è veleno. Sono riusciti a creare tutto questo scompiglio per svaligiare il botteghino. Quindi devo ringraziare loro per non aver vinto questa gara, Max. Ma cosa dici? Gli altri piloti non avevano una sola chance. Un momento di attenzione, prego. Vi annunciamo che la gara odierna è annullata. Pertanto, vi preghiamo di conservare il biglietto in vostro possesso e di consultare i giornali per conoscere la data del rinvio. Grazie. Ecco, ho finito di correre. Ma che altro si può fare, visto che non funziona niente? Aspetta un momento. Qualcosa che funziona c'è. Il sistema PA. Bruce, analizzalo. E io intanto mi guarderò il videotape della gara. Chissà che non scopra qualche indizio utile. Oh, accidenti, il videotape! Sono stato talmente impegnato con T-Bob che non ho nemmeno potuto vedere la corsa. Andiamo, T-Bob! Va bene, basta che non debba di nuovo sentire la corsa! Che sia accaduto qualcosa è certo, ma nella registrazione non c'è niente di strano. Se si potesse vedere qualcosa di più oltre alle auto, io torno da Bruce per sentire se ci sono novità. Ci vediamo ai box, mi raccomando. Sai cosa ti dico, papà? Questa corsa è stato un vero bidone. Siamo venuti fin qui per assistere ad una gara e invece non si è visto niente. Aspetta e vedrai.
Certo, è un vero peccato che in quei videotape si vedesse soltanto la pista. Ehi, mi è venuta un'idea, T-Bob. Forse dal dirigibile sopra la pista si vedeva di più. Anzi, certamente è così. Andiamo. Dai, T-Bob. È scomparso. Chissà dove è andato a finire. Senti, Scott, per curiosità, come fanno a stare su quei palloni? Sono gonfiati con del gas leggero. Palloni gonfiati? Ah, allora sono tuoi simili, Scott. Attentati, Bob. Guarda che ti mando in vacanza al cimitero di macchine qui vicino. Mi scusi, signore, sa dove è finito il dirigibile? Mi spiace, figliolo, come faccio a saperlo? Beh, era qui sopra la pista durante la gara, no? Non in questa gara. Forse tu l'hai visto in volo mentre rientrava al deposito e a pochi chilometri da qui, verso est. Forza, T-Bob. Diamo una mano a papà. Conversione motoscooter. Oh! Chi l'avrebbe mai detto che saresti andato tanto veloce, T-Bob? Ecco, quell'edificio deve essere il deposito che cerchiamo. Oh, meno male, non vedevo l'ora di rallentare. Sembra deserto. Piano. La sai una cosa, Dagger? Forse se ti collegassimo a questo generatore ti potremmo ricaricare il cervello. No, forse riusciresti solo a far saltare la valvola. Tu invece dovresti togliere la batteria a quella tua boccaccia, Rax. La carica è completa, Mayhem. Bene, allora staccate i cavi. Perché stai tremando così? Hai freddo? Che c'è? Veleno? Saremmo più al sicuro qui. Io non mi sento al sicuro da nessuna parte vicino a veleno. Ormai conoscete il piano. La gloria ci aspetta, andiamo! Sì, in quel dirigibile deve esserci un sacco di aria calda adesso! Muoviamoci, T-Bob. Dobbiamo andare ad avvertire papà. T-Bob! Le gare di velocità sono uno strazio, ma volare è ancora peggio! T-Bob! Hai scelto un momento sbagliato per fare un giro con il dirigibile, T-Bob! Oh no! Oh! Per un pelo! E poi era necessario che mi portassi con te, T-Bob! E adesso qualcuno provi a fermarci! Già, aspetta di vederlo per crederci! Non lo vedrai mai, Vanessa! Ti prego, fa qualcosa! Oh, non ci penso nemmeno! Sì, c'è una cosa che odio più dell'andare veloce è l'andare giù in pipicchiata! Alto! Tira immediatamente quel cordino, Timo! Bottone rosso che c'è lì! Dai, sbrigati! Non puoi dire questo qui! Oh, dai, accidenti! Oh. Oh. Siamo come un paio di pantaloni senza bottoni! Si può sapere che cosa diavolo stai dicendo? Con le bretelle non cadiamo più? Ah, ah.
Bisogna tornare di corsa da papà e raccontargli quello che abbiamo visto. Ma io non ho visto niente. E inoltre sono imprigionato. Oh, cavoli. Se continui a tirare co come un cavallo, mi staccherai le gambe. Bob! Che cosa faccio? Prova con la conversione motoscooter, presto! Meno male che Scott aveva potenziato i circuiti di velocità. Ma non gli darò la soddisfazione di dirglielo. E poi siamo corsi qui più in fretta che potevamo, papà. Vorrei dire più in fretta che potevo. Se per poco non ho fuso una guarnizione. Ora sì che la faccenda comincia a chiarirsi. Non capisco, spiegati meglio. La macchina che tu hai visto attaccata al dirigibile evidentemente ha lo stesso tipo di effetto di un IEM. IEM? Ciò sarebbe a dire impianto d'emergenza Mayhem? Spiacente, T-Bob. IEM significa esattamente impulso elettromagnetico. Oh, io invece ho gli impulsi omicidi verso Scott quando litighiamo. Ma non è la stessa cosa, T-Bob. È come se un fulmine invisibile colpisse una riccia trasmittente. In un attimo tutti i componenti elettrici si fonderebbero. Allora come mai l'impianto acustico funziona ancora? Perché l'IEM non ha effetto sui tubi vuoti e quindi l'impianto acustico ne è come isolato. Forse so cosa gira negli ingranaggi di veleno. E anche nelle loro maschere, Glory. Ma certo, ora tocca a noi preparare una sorpresa. Sei sicuro che sia quella la Security System International? Sarà meglio per te, visto che alla guida ci sei tu. Potremmo essere dovunque con le indicazioni che mi hai dato. Andate da qualche parte? Teletto! Mi piace giocare a freccette con i guardiani dello stabile. Spero che a voi non spiaccia troppo fare un po' di anticamera. Avanti, apri la porta. E perché mai dovrei farlo? Perché l'impianto elettrico non funziona e tu sei ritenuto il maciste della situazione. Va bene, come vuoi tu. Guarda, deve essere quella la cassaforte. Sì, ci siamo. Le combinazioni di ogni cassaforte è sotterranea o di Banca d'America. Pensi di farcela tenere questo un momento senza perderlo? E a te andrebbe di trasformarti in torcia umana per riscaldare un po' l'ambiente, Rax. Vediamo di riparlarne dopo aver consegnato questo libro a Mayhem. Che cosa ci fa lì il dirigibile? È sopra la Security System International. Hai idea di cosa cerchino là dentro? Il libro delle combinazioni di tutti i forzieri d'America. E davanti all'IEM non c'è sistema di sicurezza in grado di resistere. Sbaglio, avevi detto che niente può fermarci. Musk! Si vede che erano fuori raggio d'azione. Ammettilo, Mayhem, sei un incapace. Smettila, così mi impedisci di concentrarmi. Tuo padre non sarebbe contento se sapesse che lo stiamo seguendo. Lui non ci ha detto di non farlo. E inoltre questa è un'esperienza da non perdere. Io spero solo di non impazzire con tutto questo rumore. E adesso doppia porzione di IEM. Thank you.
ATM non funzionano più! L'avevo detto che sei una mezza calzetta, Megan! Dobbiamo fare qualcosa, è finito il propellente! Troppe manie di grandezza, Mayhem. Mi spiace, ma sono costretto a bucarti il palloncino. Ma non avevi detto di saper guidare questo aggeggio infernale? So che vi scoccerà a farvela a piedi, ma vi farà bene alla salute. Cento di questi giorni, Mayhem. Di nuovo loro. Dagger, corri! Oh. Ho capito, non ti si può portare da nessuna parte, bestione. Qui, Mal! Beccatevi questo! Forza! Fuoco! Aura! Via! Oh! Io torno indietro, ci vediamo alla base. Se sei in dubbio, gioca sul sicuro. Con un attacco combinato. Li odio tutti. Diletto, fuoco! Aura, via! Raggio innalzante! Sarà meglio sparire. Credo che questo l'abbiate perso voi. Oh, guarda. Grazie, signor Trekker. Mi sono perso tutta l'azione. T-Bob si è fermato di nuovo. Accidenti. Avete visto quel dirigibile? Pensa piuttosto a cosa deve essere stato l'atterraggio. Signore e signori, ho il piacere di annunciarvi che tra qualche minuto sarà dato il via alla corsa speciale. Grazie ancora, Scott, per aver dipinto queste belle strisce sull'auto. Sai, mi stavo chiedendo se non potrei installarti un serbatoio di carburante. Ehi, T-Bob! Oh, no! Ma io scherzavo.